buongiorno a tutti, oggi siamo nel Municipio 8, io sono Tullio Trapasso, alla Camera c'è Paolo Rusconi, stiamo registrando Milano Trash su Telereporter che andrà in onda mercoledì a partire dalle 22 sul canale 13 e cosa dirvi, ritorniamo qui a 50 metri dal Sacro per mostrarvi questo degrado, questo pattume, questo schifo che c'è in questa struttura che da ben 2 anni abbiamo segnalato ma non è stato mai preso nessun provvedimento. Veniamo qui per cosa? Per diverse segnalazioni che ci sono state fatte di fuochi per bruciare appunto rifiuti che non si sa da dove provengano, almeno non ci dovrebbero essere e vengono portati dall'esterno. Come possiamo vedere da ieri sera dove io sono stato a fare il sopralluogo con gli altri ragazzi che ringrazio che sono venuti con me, abbiamo trovato addirittura una macchina nuova smontata, ieri notte non c'era, oggi l'abbiamo trovata, quindi è stata smontata questa mattina. Tra l'altro questa mattina la gran parte dei Rom che vive qui all'interno non è ancora uscita, forse perché ieri notte abbiamo attirato un attimo l'attenzione magari in uscita e hanno capito che ci poteva essere qualche situazione che poteva coinvolgerli, nel senso qualcuno che veniva a identificarli, ad arrestarli, ma secondo me non succederà. Comunque quello che vi volevamo far vedere oggi è questo. Vi ringrazio dell'attenzione e continuate a seguirci, andiamo avanti. Thank you.
Un saluto a tutti dal Comitato Anti-Racket City Report. Abbiamo scoperto un nuovo pezzo occultato a fianco alla bretella di Expo, proprio un campo rom nascosto all'interno di questa proprietà in via Cristina da Belgioioso. Come potete vedere ci sono presenti anche bambini, biciclette, bombole di gas, allacci abusivi di corrente elettrica. E scusaci Paolo Rusconi, ho visto un paio di cose, a parte la macchinetta dei carabinieri che dovrebbe venire sul serio qua dentro. Avete visto che il frigorifero funziona? Certo, c'è la corrente, sono attaccati i pali. Qui troviamo un bel po' di panni. Ma la cosa che mi ha stupito di più, scusami, tra tutte quelle che abbiamo visto è stata questa: pensare che c'è della gente che vive in un campo rom abusivo, però usa Allure di Chanel. Questa è una boccetta da 80 euro di profumo. Come potete vedere ci sono taniche di benzina, gasolio in giro, attrezzi, le porte sono tutte blindate, i frigoriferi, guardate, sono belli pieni. Acceso. È acceso, guardate i cavi dove portano, sull'autostrada ragazzi, eh? In autostrada qualcuno si vedrà mancare la corrente, fra l'altro ci sono anche le casse dello stereo qui, eh? E se volete vedere là c'è una ciabatta, Dani riprendi per favore la ciabatta, i fornelli sono funzionanti con le bombole di gas, il forno chiaramente la mattina non vuoi scaldare la brioscina, e questa è la situazione che ci ritroviamo nel municipio 8. In quest'area che avevamo segnalato 2 anni fa, mi chiedo come non si facciano schifo e vergogna i vari Mister Expo, Beppe Sala, Sindaco di Milano, Maiorino and Company che parlano di integrazione. Questa è l'integrazione che vogliamo dare. Bello, questa situazione. Vieni con me Maurizio, vieni, scusami. Con noi c'è oggi Maurizio Scabio, che voi sapete è cittadino molto attivo della zona 8. Di qualcosa qui alla telecamera sulla situazione che hai visto. Oltre questo schifo che vediamo, il presidente della zona 8 è a conoscenza di questa situazione o è, come di solito è chiamato, il presidente fantasma che non va mai da nessuna parte? Sì, ha perfettamente ragione. Noi le segnalazioni le mandiamo alla polizia locale, alla polizia di Stato e le giriamo nei municipi. Però purtroppo dal municipio 8 non ci arriva mai, Maurizio, nessuna risposta. No, assolutamente. Quindi chiediamo a te di farti referente per noi, visto che sei venuto con noi, quando ti capiterà di vedere il presidente o qualcuno del municipio, di raccontargli questa storia che poi andrà in onda mercoledì su Telereporter e tra domani e dopodomani sui nostri canali, Comitato Antiracket, Antiabusivismo e City Report. Io le giro su tutte le loro pagine. Speriamo, almeno per stavolta, perché veramente qui rischiamo un grosso problema, perché come ha visto Maurizio, le bombole del gas, io ne ho contate almeno 25, un'esplosione di una bombola di gas, cosa che può capitare, soprattutto adesso che è inverno e si usano molto, nel margine dell'autostrada dove c'è la viabilità qui della bretella Expo, potrebbe essere molto pericolosa, quindi speriamo che ci sia un intervento rapido, veloce e soprattutto che non si cerchi di nascondere come sempre tutte le cose per far vedere che Milano va bene nei sondaggi che vengono fuori sui giornali, che sono molto amici, diciamo così, va. Un saluto a tutti, Tullio Trapasso, seguiteci, grazie, Maurizio Scabio.